Severino Nappi, la regione Campania è l'unica regione in Italia a mantenere le mascherine all'aperto. Non è la prima volta. De Luca decide di avere un atteggiamento che definisce prudenziale. Dal punto di vista dell'opposizione, condividete questa scelta? De Luca, ancora una volta, preferisce condurre battaglie inutili invece di fare il suo dovere. Ma vi pare normale che in questa condizione quello che ci serve è continuare a tenere mascherine uniche in Italia? Quali sono i dati che differenziano la Campania dal resto del paese? Non lo dice. Ed è veramente vergognoso che invece di intervenire sui trasporti, invece di intervenire sulla sanità, che è in condizioni davvero drammatiche, invece di operare nelle direzioni che gli spettano, come anche sostenere il sistema della scuola, voglia esporre un'altra volta la nostra regione alla vergogna e anche alle barzellette, perché francamente ci prendono in giro, ma in qualche modo ci tirano dentro. E quindi c'è soltanto da purtroppo attendere che il governo, se riterrà, impugnerà quest'altro provvedimento per avere un'altra figura. Io mi domando, se ora il governo dovesse impugnare questa ordinanza o dei cittadini dovessero impugnare questa ordinanza e poi la regione viene sconfitta, come sicuramente avverrebbe, chi paga le spese di queste azioni giudiziarie? Spero che De Luca lo faccia col suo denaro, ne è tempo. Ecco, come opposizione si potrebbe pensare di intraprendere un'iniziativa del genere, professore? Ma certamente può essere impugnata in via giudiziaria. Francamente noi riteniamo più opportuno che lo faccia il governo, perché l'opposizione la conduciamo in consiglio regionale nei limiti ridotti che un autentico imitatore del dittatore della Corea del Nord come De Luca consente. Ma per il resto penso che le azioni giudiziarie debbano lasciare il tempo che trovano, e lo dico da giurista. Poi lo faranno i cittadini, lo faranno il governo, quelli che insomma in qualche modo sono più deputati a fare questo tipo di azioni. Da rappresentante attivo della Lega le chiedo un commento all'attuale momento politico, soprattutto all'interno del centrodestra sembra si sia rotto qualcosa. Ma no, Matteo Salvini ha messo in campo una proposta molto importante, il Partito Repubblicano, che unisce tutte le forze moderate del paese e che con i contenuti guida alla prospettiva del nuovo anno, un nuovo governo quando, dopo le elezioni, per far uscire definitivamente l'Italia dalla crisi. Per chiudere, professore, una sfida e una lotta partita anche e soprattutto da voi, Lega in Campania, è un tema nazionale, se non anche internazionale. Caro bollette, caro energia, se ne parla, però oggettivamente si vede ancora poco. Eh sì, noi riteniamo che la politica non sia fatta di poltrone, soprattutto quelle che interessano molto poche cittadini. Ecco perché Matteo Salvini e noi della Lega abbiamo messo in campo per primi il tema del caro bollette. Qui ci sono vecchine che non riescono ad arrivare alla fine del mese, aziende sommerse da costi impressionanti e alla fine un'inflazione che galoppa. Ecco perché abbiamo chiesto, e stiamo cominciando a ottenere finalmente i primi risultati dal governo, nonostante le resistenze delle sinistre sempre pronte a tassare i cittadini, che si comincia a dare un contributo concreto. Perché se vogliamo che questo paese possa vivere dignitosamente e ripartire, abbiamo bisogno di sostenere lavoratori, imprese, donne e uomini di questa nostra realtà.